Abbassata l'età media, ma non per questo la qualità della squadra, e la linea è tracciata dalla Roma Visnova, che si appresta sabato a iniziare il campionato a due di pallanuoto. Un torneo che nel girone sud ha già numerose protagoniste pronte a darsi battaglia per i play-off, traguardo raggiunto dai Leoni lo scorso campionato. A celebrare il debutto con la stampa sulla terrazza Caffarelli, il presidente Ferraro, che ha dato il via all'era Cufino, tecnico a cui è stato assegnato il compito di rendere il 7 giallorosso competitivo, valorizzando il patrimonio del vivaio. Come successo con il portiere Lorenzo Vespa, già azzurro nella nazionale di campagna e uno dei leader del gruppo. Insieme a lui ci sono tra l'altro la conferma del bomber Spiezio, il più maturo del gruppo, il ritorno di Capitano Innocenzi e gli acquisti di Pappa Cena e Romino. Il precampionato ha riservato fortune alterne alla Visnova, che però si è imposta nel Super Four con Roma 2007, Civitavecchia e Cagliari. Una vittoria che ha acceso i fari sul roster. Sabato al Foro la neopromossa Basilicata 2000, per dimostrare che i giovani leoni sanno già ruggire. Noi siamo cambiate rispetto allo scorso anno, non siamo la stessa squadra, un po' perché sono cambiati i sistemi di allenamento, anche perché sono cambiati in alcuni ruoli giocatori importanti, sono andati via giocatori un po' più anziani, più esperti, qualcuno è tornato a giocare in A1, quindi diciamo così, sotto il profilo di quelli che sono i nomi, tra virgolette, la squadra di quest'anno forse è un tantino al di sotto di quello dello scorso anno, però io non la cambierei, devo dire, perché è una squadra estremamente motivata, in crescita e con delle potenzialità. Sono convinto nell'intimo che questo anno darà, oltre a grandissime soddisfazioni sportive a questi ragazzi, anche la consapevolezza di costruire un gruppo che noi speriamo ovviamente di avere le forze organizzative, economiche, il sostegno delle istituzioni per portare finalmente la Roma Visnova ai vertici della pallanuoto italiana.